cos'è Ergoneticon? In due parole. Ergoneticon è un'associazione di promozione sociale che ha l'intento di sostenere tutte quelle attività che hanno un collegamento etico forte in termini di sostenibilità ambientale, in termini di sostenibilità umana, in termini di sostenibilità economica e soprattutto sociale. Ergoneticon si presuppone di attivare praticamente delle iniziative che portino un miglioramento nella condizione, per esempio, dei produttori agricoli, collegandoli con un sistema valido ed efficiente direttamente al mercato dei consumatori. Da quanto tempo è nata questa associazione? L'associazione è giovanissima, è stata costituita ad agosto di quest'anno ed è stata costituita ad Altamura, col chiaro intento di portare nel cuore delle necessità l'azione di Ergoneticon. Il nome stesso Ergoneticon deriva dal greco antico e unisce il termine azione e il termine etica. È nata ad Altamura perché sentiamo forte la necessità nella nostra terra di ridare una connotazione etica a tutte le azioni dell'attività umana, per cui dobbiamo agire secondo una logica di coesione e di cooperazione. In questo il territorio vanta anche una tradizione storica interessante da riscoprire. Nella cultura contadina il fare insieme è stato per secoli il modo di fare, di uscire anche dalle difficoltà. E la crisi internazionale che ha colpito anche e soprattutto il mondo contadino vede come possibilità di soluzione l'associazionismo, la possibilità di fare insieme e quindi di compendiare intelligenze, forze ed energie, partendo dalla base. Questo è fondamentale. Non abbiamo colore politico, non abbiamo forma politica, vogliamo essere una struttura assolutamente orizzontale, laddove il contributo venga da tutti gli associati, nella migliore delle tradizioni dell'associazionismo. Allora, oggi come oggi abbiamo produttori con disperati tentativi di sopravvivenza, con prezzi alla pianta ridicoli, consumatori che vedono i prezzi al dettaglio veramente esagerati. Cosa propone Ergoneticon per riuscire a creare un circolo virtuoso? Filiera corta per caso? Filiera corta, ma anche e soprattutto contatto diretto con il mercato dei consumatori. È in questo che vediamo la possibilità di miglioramento delle economie, soprattutto dei piccoli produttori, che non hanno massa critica per affrontare i grandi mercati e quindi la concorrenza dei grossi gruppi internazionali. La cosa che è importante comprendere però è che l'attenzione che è stata dedicata alla produzione da questi produttori, purtroppo non ha dato altrettanta attenzione invece allo sviluppo di metodologie e di attività di contatto con il consumo. Per cui Ergoneticon si propone di dare strumenti, di dare attività pratica al collegamento fra il mondo della produzione agricola e della piccola produzione agricola e il mondo del consumo. Per esempio stimolando e assistendo tutti quei gruppi di acquisto che hanno già nel loro interno la volontà di dare una mano a questo sistema. La stimolazione della creazione di altri gruppi di acquisto e il coordinamento e la gestione della logistica necessaria a far sì che quello che oggi attualmente fa una filiera molto allungata, ma che comunque produce il suo effetto di portare il prodotto dalla pianta al piatto dei consumatori, possa in qualche maniera essere gestito, anche se non direttamente dall'azienda, ma con una sorta di outsourcing, ma un delegare a una struttura
che è emanazione stessa però dell'azienda agricola e non un organo economico lucrativo, autoreferente e quindi lucrativo. Ottimizzare i sistemi di gestione della distribuzione alimentare presso i consumatori vuol dire economizzare e far sì che il vantaggio al produttore si trasformi in un vantaggio indubbio al consumatore. Agire in una stessa direzione di ottimizzazione vuol dire dare maggiore qualità al prodotto, ma dare soprattutto una maggiore presenza del prodotto, soprattutto del prodotto biologico, biodinamico o proveniente da altri sistemi di produzione environment friendly, amici dell'ambiente. Il gas di Altamura non ha mai avuto una vita facile per il fatto che comunque sia la logistica, la gestione degli ordini e tutti gli impegni associativi non riuscivano a essere portati avanti in maniera strutturata e puntuale. Ergoneticon potrebbe aiutare in questo senso il gas e dal punto di vista realmente pratico, in che modo? Ergoneticon è nata fondamentalmente per risolvere questo genere di problemi che coinvolge il gas di Altamura e non solo. I gruppi d'acquisto vivono sull'impegno di poche persone di solito che dedicano molto tempo alla gestione della raccolta degli ordini, allo stesso approvvigionamento del prodotto ordinato, quindi anche con spostamenti piuttosto lunghi, e investendo anche del proprio denaro per svolgere tutto questo. Va da sé che non è una situazione sostenibile. Noi pensiamo che sia possibile risolvere questo problema facendo diventare il lavoro di qualcuno l'organizzazione di questi gruppi di acquisto e quindi attraverso anche l'utilizzo della tecnologia e laddove possibile l'utilizzo di internet c'è la possibilità di coordinare e raccogliere ordini, c'è la possibilità di coordinare logistica, il che vuol dire materialmente andare dai produttori in un raggio fino a 100 km a acquisire prodotto ovviamente biologico e biodinamico e già oggi possiamo offrire una quantità di prodotti notevole che vanno dalle carni alla frutta fresca, alle verdure fresche, alle verdure conservate, alle marmellate, al miele, quindi tutta una serie di prodotti che è possibile già acquistare direttamente dai produttori, avendone il vantaggio e nella qualità del prodotto e nel sostegno che si riesce a dare a un'economia in forte crisi, quella del mondo contadino.